Ah no! No, no! Cioè, Giovanni la cosina non l'ha fatto vedere neanche a te. Vedi, proprio ha mantenuto la riservatezza più totale. Giuro, giuro, sul bene che ti voglio, visto che ci conosciamo da tanto tempo, che non avevo visto nulla. Qualcosina, due o tre foto le ho viste, ma 4-5 minuti prima di cominciare, quindi sinceramente mi ha sorpreso positivamente, non avevo dubbi, un po' perché comunque anche l'architetto è uno dei migliori in assoluto in Italia, quindi, e soprattutto tornando oggi al Partenio, perché sono stato lì, mi sono guardato un po' attorno e ho detto c'era bisogno di un nuovo stadio. Voi lo vivete molto più di me, però insomma vedere uno stadio come questo che ha fatto la storia, però adesso non bastava più, ma anche soltanto per la pioggia, c'è tre quarti di stadio che non sono coperti e qui ad Avellino piove tanto, per non dire sempre. Pensare a uno stadio non coperto nel 2021, insomma, e poi veramente bello, ha mantenuto secondo me quelle che sono comunque le origini, e non vedo l'ora che sia pronto e che parta poi veramente con la prima pietra, che parta il progetto lavori. Allora, parliamo un attimo di questo libro, Grand Hotel Calciomercato. Stanotte me lo sono gustato. C'è anche una parte in cui parli, no, l'avevo già letto ancora di più. C'è una parte in cui parli dei presidenti degli stadi e anche di Costantino Rossi, e c'è anche un po' di Avellino con Disteo, Juari, eccetera, eccetera. È bello perché alla gente il tuo libro piace, perché sono i retroscena, le cose più belle e meno conosciute di questo calcio, che tu tendi molto a sdrammatizzare. Il segreto sta tutto qua. Sì, siamo un popolo di voyeristi, ci piace guardare un po' dal buco della serratura, ci piace scoprire come si arriva a determinate cose, oltre che sapere ovviamente poi il risultato finale. E quindi sì, penso che il segreto sia quello, insomma, cercare di raccontare certe cose come sono accadute. E quindi per esempio anche relativamente allo stadio di oggi, sapere che la prima bozza è stata fatta proprio a mano, no, dall'architetto, ecco, per esempio, una cosa che mi ha colpito, e quindi magari in un prossimo libro dedicheremo uno spazio meritato anche al presidente, perché adesso, a parte tutto, l'ho detto anche durante la conferenza, ma pensare che un imprenditore del sud oggi metta di tasca propria nell'era del Covid, che non va trascurato, 60 milioni di euro senza sapere quando gli ritorneranno, perché comunque non è facile fare una previsione, un business plan, beh, penso che meriti grande, grande consenso, ma mi pare che ci sia da parte del pubblico. Però ecco, spero a questo punto che vengano rispettati comunque i tempi, che dal 2024, come ha detto il sindaco, che mi è piaciuto molto, perché mi sembra una figura molto, molto decisa e decisionista, e quindi non credo che abbiano voglia di fare brutta figura, quindi se hanno dato comunque delle scadenze, penso che le rispetteranno. Adesso, come ho detto poco fa a tavola al presidente, manca solo una cosa: vincere il campionato, perché ora il bello è cercare di portare l'Avellino in una categoria che meriti anche il tipo di sforzo che è stato fatto e lo stadio che verrà.